Nome? Giuseppe, ma per tutti Peppo. Cognome? Ruggeri. Età? Quasi 38. Professione? Vigile del fuoco. Hobby? Attività associativa e lettura. Un tuo pregio? Sono spontaneo, pure troppo. Un tuo difetto? Non mi manca la polemica. In che lista sei candidato? Punto d'incontro. Quale sindaco sostieni? Angelo Antonio Angarano. Perché? Perché è il sindaco migliore per la città di Biceglie, perché sa guardare avanti e perché condividiamo obiettivi e scelte coraggiose. Dai un voto agli altri candidati. Franco Napoletano. 4. Vittorio Fata. 6,5. Gianni Casella. 7+. Tony Aspina. 5. Enzo Amendolagine. 6-. Perché ti sei candidato? Per dare proseguo ai temi di cui mi occupo da 10 anni nelle associazioni. Qual è, secondo te, la maggiore criticità in città? Credo la mancanza di benessere e di qualità della vita dei cittadini, che secondo me sono presupposti essenziali per lo sviluppo economico e quindi per il lavoro e per il turismo. Un punto del programma che ti sta a cuore? Non uno ma 3. Tutela del territorio e del paesaggio. Una sala laica del commiato, maggiori servizi sociali per i cittadini in difficoltà. Fai un augurio ad un altro candidato al consiglio. Un grande in bocca al lupo a una consigliera della mia lista, Angela Di Gregorio, che spero di incontrare in consiglio comunale. Le prime parole che diresti al tuo comizio? Ce l'abbiamo fatta, adesso realizziamo i nostri obiettivi, grazie per quello che avete fatto, siete con me. Le prime parole che diresti invece in consiglio comunale? Direi, cari colleghi, sono onorato di essere qui a rappresentare la città. Adesso testa bassa, lavoriamo responsabilmente per Biceglie. Perché i cittadini dovrebbero votarti? Perché penso di essere un candidato diverso da tanti altri, perché ho un passato nella società civile, vissuto per strada come attivista. La mia candidatura è l'evoluzione di 10 anni di battaglie tra la gente e con la gente. Adesso è arrivato il momento di mettere tutto questo al vostro servizio. Il 10 giugno barrate la lista Punto d'incontro, scrivete Ruggeri.